Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo su Enzo Ferrari 4, finalmente siamo tornati con Otto Carius. Ciao a tutti. Siamo qui, stiamo combattendo non solo contro gli angati, ma anche contro internet, perché proprio ci stai rompendo i coglioni. E nonostante tutto, stiamo andando bene. Ora il nostro obiettivo è quello di attaccare Nian. Mo' dico, ma tu sei pazzo? Esattamente. No, allora, ci sono i russi che vogliono attaccare Iran. Iran, dov'è? Ecco qua. Vogliono attaccare Iran. Se attaccano Iran, Iran gioverebbe con gli alleati e quindi potrebbe attaccare anche noi. Quindi il nostro obiettivo è di prendere prima noi Iran e poi attacchiamo i British già. Bene, ragazzi, allora. Gli alleati sono sbarcati ad Amsterdam, no, no, ad Amsterdam, a Rotterdam, però li sconfiggeremo e attacchiamo adesso l'Iran. Perfetto. Quindi l'Iran adesso si è andato con gli alleati. Uno dei turchi proprio non stanno attaccando più, perché gli ho tolto il mio accesso militare, che sennò venivano pure Ah. loro. Proprio ho detto vaffanculo, te non passi più. Oh cazzo! No 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 no! Dobbiamo prenderci Inghilterra, così non ci fanno più sbarchi nel Mediterraneo. Più che altro, ma dobbiamo pensare qua, che ci sono tipo 30 divisioni solamente qua in Turchia. Come cazzo faccio? Ho utilizzato tutti gli uomini possibili, cioè ho messo proprio. Com'era questo? Scraping the barrel, proprio graffiamo in barile, proprio cerchiamo anche i più figli di puttana. Una volta l'ho pure finito io con quello. Oddio, è proprio. Pure l'ultimo. No, tutti quanti. 20 milioni di uomini, Oh mio 30. Dio, 20 milioni di uomini. Era soltanto con l'ultimo, quello scrapping delle barre là. Penso È una tutti. cifra mostruosa. Sì, ma come cazzo facciamo? Sono fottuto. Ma tanto. Io ho quasi preso la capitale. Io sto facendo i night tank a livello 3. Ma scusate, li passo io là. No, beh, mi sto producendo, cioè, mi sto scoprendo che da non c'è niente da fa. Sto provando con le mie 5, con i miei 5 sottomarini a fa qualcosa, però. No, 6. Cioè, però non ha fatto troppo grande. Cioè. Ci sto provando, ma. Ok, aspetta, attacchiamo i British già. Per i British già ci penso io. Vabbè, ti do una mano soltanto. Se prima lo pigliamo meglio è. Ok. Ma più che altro dobbiamo cercare di difenderci in Turchia. Una. Che danno c'ha? Zero, c'ha due petrolio, basta. Ma veramente poco. No, dico che mi vogliono attaccare qua in Turchia, dico. Ah, sì, ecco un attimo, Oddio, ok. gli italiani hanno preso Messina. Se prendono Palermo. Ok, 43% della guerra è a nostro favore. National Union of Greece of. Ah, non c'hanno ancora i truppi. Quindi sbrighiamoci. Come non c'è dubbio? Cioè, sono finite? No, dico. Gli indiani. Cioè, avranno tutte le divisioni fuori. Come forze di spedizione. Ah, ho capito. Chi è che sta indietro?
Stai leggermente indietro con un orario qua. C'è scritto. Ah, ma sei tu che comandi queste divisioni tedesche qua in Africa? Cioè, io ho dato gli ordini. No, penso che sei comandato tu, però ho detto what? Gli spagnoli che non fanno una beata minchia. Ah no, mi stanno tenendo ordine pubblico. Ah, va bene. Altre 15 divisioni pronte. Chi è che rompe? C'è qualche nave quindi. Ciò di convogli oppure di sottomarini e cose del genere? Di tutto. C'ho 5 sottomarini e 735 convogli. Sì, ma le mie unità sono mente come una merda. Come una merda, una merda. E comunque allora. Oddio, ti vedo avanzare, fiero. Puoi alzare un po' la velocità? Ah sì, ah, ecco perché andava così lento. Cazzi monosco. Che figura di me. Le mie unità stanno arrivando. Che succede qui? Ok, ho messo 25 divisioni qua attorno alla Turchia. Però la situazione va bene. Gli italiani si stanno muovendo in Sicilia. E in Francia, oddio, hanno fatto i D-Day. Sì. Sono un po' di milioni. Ma un po', eh. Navan Production sta facendo una Russia. Dai che prendiamo Deni. Sì! No! Che è successo? Hanno cambiato capitane. Dov'è? È a Bombay, a Bombazza. Ah no, c'è un nuovo generale mo. Aspetta, no. Epaminondas Comocotronis. Per me con questo nome vinci. Poi lo vedete nel video. Ma Gennaios Manos sarà la guida della Tiger Division. Sì. Sarà il comando della Tiger Division insieme a tutte le altre che creo adesso. Cerpaglias Manos. Ma il nome più vero delle regioni. Light Tank. Poi facciamo Medium Tank. C'ho un altro. Aspetta, no. C'ho già la nome di divisione. Sì, ok. Questo. Poi facciamo ancora questo è una divisione di fanteria avanti più no, ho sbagliato questo cioè ho fatto una delle più belle divisioni del mondo. Ho sprecato 115 punti militari, penso che sia un po' per la Morad Division che sto creando per affiancare la Tiger Division che mi hai mandato. Sono, ascolta molto bene, all'inizio sono 3 Night Tank, poi 3 motorizzate, 3 Medium Tank, 3 Night Tank e poi 3 di fanteria insieme a supporto di artiglieria, compagnia di manutenzione, ricognizione, ingegneri e field hospital. Cioè va bene, penso di sì. Penso pure io. Dovrebbe, sì. Ma con Epaminondas Comocotronis ce la possiamo fare. Nulla è perso. Con Epaminondas Comocoso. Ah, ma intanto stiamo avanzando. Sto prendendo Bombay. I giapponesi avanzano. No!
Non siamo mai nel mondo. Prendiamo Bombay. Muoviti. Sì. Sì. Perfetto. Sì. Vabbè, qua metto qua i video di Cristiano Ronaldo. Va. Sì. Oh. No. Fa, eh? Sì. Soviet Union. No, ma oh! What? Ma non ce le possiamo manco via sui territori. Senti, possiamo fare la pace? No, perché, ma come no? Vabbè, l'importante. Ma tanto mo si ripia il Giappone. Vabbè, oh, vabbè, no, quindi no, mo possiamo andarcene da qui, eh. Non stai in guerra col Giappone. Per chi? No, pensavo con la Russia stessa in guerra con il. No, ma la Russia non è ancora in guerra con il Giappone, ma potrebbe essere, ma. Vabbè, intanto in Brigia già è caduto, è andato a Fangana. Ora, io vorrei prendermi in Tibet, perché lo voglio fare come. Lo voglio, me ne frega un cazzo. Vabbè, muoverò un giorno. Ora che si fa? I don't know. Ah boh. Non sapevo pure io che non lo sapevi. Quindi ora si deve. Dici. Allargare la guerra. Dobbiamo allargare la guerra. O contro. Cioè, lo facciamo venire il Giappone. Eh sì, penso che il Giappone presto attaccherà l'America, oppure attacchiamo la Russia. Per me dobbiamo attaccare la Russia. Ma ragazzi, il video finisce qua. Abbiamo conquistato in British Raja. È stato un po' difficile. Abbiamo conquistato Iran e British Raja. È stato un po' una decisione così presa subito, perché altrimenti l'Unione Sovietica ci avrebbe chiuso. E noi vogliamo tutti i territori del mondo. Intanto attaccheremo un po' l'Italia, prenderemo questi territori qua in Turchia e cercheremo di far entrare la Spagna. E di farci come puppet in Tibet. Sarà un po' difficile, ma possiamo farci. Dici, parla! Ora mai più! Gibilterra! È quello il nostro obiettivo. Beh, sì, in effetti sì. Supremazia del Mediterraneo. Se prendiamo Gibilterra, ma se la Spagna vuole unirsi a noi, però. Vabbè, oppure parti da Oran, che si trova in Algeria, e attacchi Gibilterra. Nel Mediterraneo non posso coprire, capito? Quindi volevo prendere Casa Bianca, non ti preoccupare. Comunque prenderemo tutto un giorno. Ok, ora possiamo salutare. Va bene. Ciao ragazzi. Ciao.